Cambridge vince ininterrottamente dal 92. Però quest'anno sul lotto di Oxford gareggerà, ed è questa la novità, per la prima volta un italiano che però ha già partecipato col lotto ben a due Olimpiadi, Roberto Blanda, laureato in filologia romanza che sta facendo un master ad Oxford. È andato per noi ad incontrarlo, ad intervistarlo, Claudio Valeri. In futuro si leggerà anche di lui. Di un italiano oxfordiano alla Boat Race, la sfida sul Tamigi a Londra, dal ponte di Putney a quello di Chiswick, 7 chilometri per la gloria degli universitari di Oxford o di Cambridge, 17 minuti e mezzo preparati con cura, sacrifici e anche un po' di divertimento. Lui si chiama Roberto Blanda, 26enne romano giramondo, una laurea a Seattle negli Stati Uniti, un master in corso in metodologia della ricerca sociale a Oxford, e tutte le mattine sveglia alle 6 per raggiungere i compagni di avventura, quella che sfida il freddo, la nebbia, la fatica. Lui è abituato dopo due Olimpiadi e quattro mondiali in maglia azzurra, ma qui è tutto diverso. C'è molto più uno spirito di corpo, c'è molto più uno spirito di siamo Oxford, siamo l'università e dobbiamo, il nostro unico scopo è di battere Cambridge. Paola, la moglie, lo guarda divertita. Alla fine della scorsa estate il matrimonio, poi via, in un'automobile piena di bagagli verso Oxford. Infatti è stato divertente perché abbiamo deciso di arrivare ad Oxford e limitare le spese iniziali portandoci praticamente tutto da casa. E se Roberto divide il tempo tra libri e allenamenti, Paola ha persino trovato un lavoro come grafica pubblicitaria e alla Boat Race ci pensa con ironia, progettando una maglietta con Roberto e compagni trasformati in mostri. Oxfordiani, naturalmente. Un'annata con la nazionale, magari ci sono varie mete che ci si prefigge. Qui no, o si vince o si perde, per cui è un o tutto o niente. Roberto Blanda si sente già Oxford? Io mi sento già Oxford, come mi sentivo Italia l'anno scorso. A Wallingford, 15 km da Oxford, il nostro eroe e i suoi amici soffiano nel silenzio. René, l'allenatore, ha guidato l'otto olandese e la medaglia d'oro di Atlanta. Con Roberto ci sono Jordan, statunitense, Luca, croato, e poi Tim, bronzo alle Olimpiadi, e gli altri britannici Andrew, James, Charlie, Nick e il timoniere Alex. Quelle serate alla Boat House a studiare le sfide degli anni scorsi e la magia di un hangar museo, con volumi e pezzi d'epoca lasciati a combattere l'umidità. Questa era la prua della barca di Oxford del 1901. È un cimelio abbastanza importante, ma che non tengono molto bene. Quinto carrello da prua. Il primo italiano alla Boat Race studia corsie, curve e correnti. Fra poco il via, alla 143esima volta di Oxford e Cambridge, all'avventura nell'avventura di Roberto, il laureato che sa dei favori e delle insidie, dei fiumi.